aumenta di ora in ora il numero delle vittime del terremoto che la scorsa notte ha distrutto alcuni paesi del Lazio e delle Marche, i più colpiti a Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Tra le persone che hanno perso la vita sotto le macerie anche la zia di Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, fidanzata di Andrea Damante. Dopo l'allarme lanciato da Giulia su Facebook di lasciare libere le strade intorno alle zone colpite, per permettere ai soccorsi di arrivare in fretta, a dare notizia della tragedia familiare che l'ha colpita è stato il suo staff, non abbiamo parole dopo questa enorme tragedia, ma poche parole vanno spese per te, per lei, per voi. Siamo vicine a te Giulia, alla tua meravigliosa famiglia che ieri ha perso una zia, una mamma, una sorella, un'amica. Adesso è diventata l'angelo più bello, che vi guiderà, vi proteggerà nella vostra vita. Lei sarà sempre con voi. Ciao zia Vivi. RIP. Tanti messaggi di affetto che i fan le stanno lasciando sui social in queste ore. Certamente non basteranno ad alleviare tanto dolore, ma insieme al sostegno del suo Andrea, l'aiuteranno piano piano a reagire.